Ad un mese di distanza dai gravi disagi patiti dagli abitanti di Nuoro e Mamoiada a causa delle rotture in serie dell'acquedotto di Gianneferru che rifornisce i serbatoi ai cittadini, oggi si è verificato un nuovo guasto che ha lasciato dalle prime ore del mattino diversi quartieri nuoresi senza acqua. Si è verificata la rottura improvvisa della condotta in località Tanca e Sena che alimenta il serbatoio cittadino di Biscollai che serve i rioni di Città Giardino, Città Nuova, Biscollai, Ugolio e l'area industriale di Prato Sardo. Al fine di garantire l'approvvigionamento idrico degli ospedali San Francesco e Zonchello e salvaguardare il livello dei serbatoi, Abano ha deciso di interrompere l'erogazione idrica. Nel frattempo, le squadre di pronto intervento dell'ente idrico hanno lavorato celermente per riparare il guasto e ripristinare l'erogazione nei quartieri attualmente a secco. I lavori sono conclusi attorno alle 13 e Abano ha comunicato che sono in corso le manovre per ripristinare il servizio. Il problema di oggi conferma che va monitorata anche la rete cittadina che inizia a mostrare importanti segni di degrado e non solo l'acquedotto di Gianneferru, i cui lavori di sostituzione delle tubature subiranno un'accelerazione grazie all'intesa raggiunta a Ferragosto da EGAS, Abano, Assessorato regionale ai lavori pubblici e comuni di Nuoro e Mamoiada. Rimane sempre il problema, finora irrisolto, della scarsa autonomia dei serbatoi cittadini, visto che bastano poche ore di interruzione nell'alimentazione per determinare la chiusura dell'erogazione idrica.